Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi nostro ospite il difensore dell'Arena di Nantes Salerno, Umberto Esposito. Ciao Umberto, benvenuto, grazie per essere in nostra compagnia. Ciao Andrea, ciao a tutti, grazie a te. Umberto, io parto dall'analisi di quello che è stato il vostro ultimo impegno ufficiale, il match di recupero giocato e perso domenica contro il Circolo Canottieri Ortigia. Quale eredità vi ha lasciato questa sfida? Ma diciamo che questa partita ci ha lasciato degli aspetti sicuramente sia positivi che negativi. È stata una partita combattuta, una partita bella dal punto di vista dell'agonismo e devo dire che anche non ce l'aspettavamo di fare una prestazione del genere. Sicuramente di positivo c'è stato la voglia che abbiamo messo in campo, lo spirito che abbiamo messo di voler fare il risultato. E anche il ritmo che abbiamo avuto durante la partita è stato positivo e anche dal punto di vista organizzativo in fase difensiva, secondo me si sono viste delle cose positive. Di negativo, ovviamente, c'è stato l'ultima parte della partita dove ma io non credo solo l'ultima parte, in generale tutta la partita riguardo le superiorità numeriche. Dove ne abbiamo sbagliate veramente tantissime, forse abbiamo fatto 2 su 3 o su 19, 3 su 20, una cosa del genere, una percentuale bassissima che va assolutamente migliorata. Se avessimo avuto una percentuale, non dico tanto, ma leggermente superiore, sicuramente avremmo potuto giocarci, diciamo, la partita in una maniera migliore, vincendo pure magari. E poi ci sono stati qualche episodio finale, un po' dubbio, però diciamo che secondo me Una bella mano al loro rientro l'avete data voi, va, mettiamola gliela così. abbiamo data noi sicuramente perché all'inizio li abbiamo messi molto in difficoltà, devo dire, con la nostra difesa ben organizzata. E avevamo la possibilità di chiudere la partita, diciamo, prima, ma non abbiamo approfittato, diciamo, di questa occasione. E se dall'analisi ad ampio spettro che hai effettuato fino ad ora, devi individuare il motivo che vi ha impedito di portare, il motivo principale che vi ha impedito di portare a casa il risultato positivo, dove concentri la tua attenzione? Ma io credo che sia un motivo abbastanza obiettivo, basta, diciamo, guardare le statistiche e vedere la percentuale di uomo in più. Sicuramente se avessimo, diciamo, segnato qualche uomo in più, rispetto. Aggiustato la percentuale, va. Sì, e forse qualche disattenzione nel finale anche dal punto di vista difensivo e qualche contropiede in meno, insomma. Certo. Che tipo di lavoro sta svolgendo la squadra nella settimana che l'accompagna poi all'ultimo recupero prima dell'inizio del girone di ritorno? Ma un lavoro sicuramente, diciamo, lunedì abbiamo effettuato un lavoro di recupero e, diciamo, da ieri abbiamo iniziato a preparare la partita di sabato prossimo. E un lavoro, direi, come tutte le altre settimane, per chi non si può, diciamo, preparare una singola partita dopo quasi metà stagione. Dedicarsi solo ad una singola partita. Diciamo che il lavoro, quello che voglio dire, è stato Calibrato fatto. anche in vista della seconda fase. Sì, dobbiamo ovviamente aggiustare qualcosa, riprovare le nostre difese, i nostri attacchi. Ovviamente, quello è un lavoro che va fatto sempre. Però diciamo che il lavoro grosso, diciamo, è stato già ampiamente fatto. Sabato trasferta al Foro Italico, lo introducevo prima, recupero contro la Lazio. Che tipo di partita possiamo immaginare? Ma sicuramente io penso che sarà una partita combattuta,
in quanto loro hanno bisogno di fare punti a tutti i costi e sicuramente giocheranno in una maniera molto aggressiva dal punto di vista agonistico parlando. Ma credo che anche noi abbiamo le nostre ragioni per effettuare, diciamo, lo stesso tipo di partita. Abbiamo un'occasione importante per entrare a far parte definitivamente delle prime sette e credo che questo possa stimolarci al meglio per scendere in acqua motivati e fare una bella prestazione. Quali saranno i fattori decisivi per portare a casa la vittoria? Che partita deve interpretare la Rari per uscire dal foro italico con il tanto agognato successo? Ma io credo che bisogna partire, diciamo, dalla prestazione fatta sabato dal punto di vista Domenica! domenica, Domenica! sì, non essendo abituati, diciamo, a giocare Certo. di domenica. Sì, comunque, dal punto di vista proprio dello spirito di squadra, dell'organizzazione, il non disunirsi mai, questo credo che sia importante in questi tipi di partite. E essere, diciamo, maggiormente cinici in alcuni momenti chiave della partita. Questo sicuramente sarà importante. E poi del resto giocare, diciamo, Da Rari. la pallanuoto, giocare, diciamo, una partita normale, fare, diciamo, cose quanto più semplici possibile, credo che sia importante. Chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta e ti dico già, sei autorizzato a tutti i riti scaramantici del caso. Cosa vincere vi garantirebbe, a prescindere dall'esito dei risultati che matureranno nei recuperi dello Sporting Club Quinto, l'ingresso tra le prime sette? Che cosa significherebbe per voi questo risultato che andrebbe già a migliorare quello che è stato poi il piazzamento dello scorso anno? No, sicuramente significherebbe raggiungere un risultato importante, migliorare, diciamo, il risultato dell'anno scorso. Quindi, poi quest'anno, diciamo, è l'anno del centenario, quindi è importante anche per la società. E quindi, diciamo che sarebbe bello poter confrontarsi in una seconda fase del campionato con le migliori squadre del campionato italiano e magari. Chissà, toglierci qualche altra piccola soddisfazione, però ovviamente c'è ancora un lavoro da fare sabato Certo. importante e portare a casa la partita. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Umberto Esposito per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Umberto, grazie. Ciao Andrea, grazie a te, ciao a tutti.